Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere assieme le differenze tra la Rock Rider XC 500 e la Rock Rider XC 900, visto che sono riuscito a provarle tutte e due e volevo andare a vedere assieme a voi tutte le loro differenze, sia nella componentistica che nelle loro sensazioni, ovviamente. Andiamo subito col vedere la differenza sostanziale di queste due biciclette, ossia il telaio. Nella Rock Rider XC 500 troviamo un telaio in alluminio dal peso di 1,5 kg. Nella Rock Rider XC 900 troviamo un telaio in carbonio invece, dal peso di 1,50 kg. Su tutte e due troviamo un cambio SRAM GX. La differenza di componentistica nei due sta nella cassetta posteriore. Nella Rock Rider XC 500 troviamo una cassetta 1150 e invece nella Rock Rider XC 900 modello 2021 troviamo una cassetta 1052, quindi una rapportatura molto più ampia. La corona anteriore per tutte e due le biciclette è di 34 dentri con una guarnitura a stilo. Su tutte e due le bici troviamo dei freni SRAM Level T con un disco anteriore da 180 mm e un disco posteriore da 160 mm. Oltre ad avere un telaio fatto diverso, nella Rock Rider XC 500 in alluminio troviamo un reggisella di una larghezza da 31,8. Il reggisella è in alluminio. Nella Rock Rider XC 900 invece troviamo un reggisella da 27,2 in carbonio. Possiamo andare a mettere un reggisella telescopico inserendolo comunque all'interno del telaio. Questo invece non lo possiamo fare nell'XC 500 che non abbiamo dei fori per andare all'interno del telaio. Peccato, perché abbiamo un reggisella da 31,8 e è la misura più trovata nel commercio. Altra differenza sostanziale sta nelle ruote che troviamo in queste due biciclette, perché nella XC 500 troviamo le Sunring Gold Duroc e nella XC 900 troviamo delle Mavic Crossmax. In dotazione della XC 500 non abbiamo le valvole per convertirle in tubeless, che invece ci vengono date nella XC 900 che ce le fornisce direttamente Mavic con le Mavic Crossmax. Quindi per andare a convertirla in tubeless poi sarà molto semplice. Se non avete visto il video che la vado ad unboxare e il video poi recensione, si vede che subito vado a togliere le camere d'aria che ci sono, vado ad inserire subito il liquido per i tubeless, le valvole che mi sono state date e ho convertito così molto semplicemente la mia bicicletta in tubeless. Con l'XC 500 possiamo fare la stessa cosa andando a comprare le valvole. La bicicletta che ho provato io, la Rock Rider XC 500, aveva il copertone Antixon Toro, che non erano tubeless ready. Le Rock Rider XC 500 che vengono comprate adesso, invece, vengono fornite con i copertoni Antixon Kraken, sia nella 500 che nella 900. Quindi sarà poi molto semplice andare a fare la stessa lavorazione. L'unica cosa sarà ad andare a comprare a parte le valvole tubeless, che tranquillamente con 10€ ce la caviamo e convertiamo tranquillamente la nostra bicicletta in tubeless. Se non sapete dove trovarle, qui sotto vi lascio in descrizione il link sia delle valvole che del liquido. Qui sotto in descrizione potete trovare anche il mio canale Telegram Ciclismo Sconti, dove ogni giorno vado a pubblicare degli sconti a tema biciclette. Oltre a quelli trovate anche la disponibilità di tutti i modelli di biciclette Rock Rider, Van Ryser e Triban. Quindi se state puntando qualche bicicletta da tempo, vi conviene andarvi a iscrivere, è gratuito, non costa niente e molto probabilmente riuscite a trovare la disponibilità della bicicletta che state cercando. Quindi vi lascio qui sotto il link in descrizione. Come ho detto prima, la Rock Rider XC 500 ha un telaio in alluminio. La cosa che è differente rispetto al telaio in carbonio dell'XC 900 è la garanzia, perché il telaio in alluminio è garantito a vita, il telaio in carbonio invece è garantito 5 anni. Questo potrebbe essere un punto a favore della XC 500, soprattutto se sappiamo che è una bicicletta che non cambiamo così facilmente. Andiamo a vedere subito i pesi di questi due modelli. Per la Rock Rider XC 500 abbiamo un peso di 11,5 kg e per la Rock Rider XC 900 abbiamo un peso di 10,5 kg, sempre in taglia M. In poche parole abbiamo 1 kg di differenza che lo fa principalmente il telaio e poi qualche grammo si va a togliere anche dalle ruote, cioè la differenza tra le Sunring Gold Duroc e le Mavic Crossmax. In tutti e due i modelli abbiamo una RockShox
Reba da 100 mm con il blocco al manubrio, che è il classico combo lock messo su tutte le biciclette Rock Rider. Ed ora andiamo a vedere il prezzo, perché la Rock Rider XC900 la troviamo a 1.299 euro, invece la Rock Rider XC900 in carbonio la troviamo a 1.799 euro. Poche parole, abbiamo 500 euro di differenza. E andiamo a capire anche per chi può essere rivolto un modello e per chi può essere rivolto l'altro modello, perché tutti e due i modelli hanno senso, ma andiamo a capire anche il perché. E in questo video non lo andiamo ad accennare, ma potrebbe essere anche una cosa interessante andare a vedere se avrà ancora senso comprare adesso una Rock Rider XC900, avendo visto i modelli che usciranno a aprile e maggio del prossimo anno, che vi ho già anticipato qualche video fa. Se volete sapere la mia opinione, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Piccolo spoiler, ha ancora senso, ma potremmo andare ad approfondire anche il perché. Torniamo a noi. Le sensazioni che ho avuto su questi due modelli. Escluderei la differenza di cambiata e la differenza anche di comodità per la forcella che troviamo, perché sono praticamente gli stessi componenti, quindi mi soffermerei più sulle vere e proprie sensazioni di guida che ho avuto. Perché comunque la differenza di rapporto anche con la 10 e l'11 non si sente tanto, ce la andiamo a spingere veramente forte in pianura, e in realtà anche in salita il modello che utilizzo io è quello del 2020, che ha comunque una cassetta posteriore che arriva ad un 50, quindi non ho neanche utilizzato una cassetta col 52. E quindi le sensazioni sarebbero invariate con il modello di C500, che ha comunque una cassetta che arriva a un 50 denti posteriore. La cosa che mi piace di più della 900 rispetto alla 500 è la sua reattività, soprattutto nei pezzi in salita e nei rilanci. Questo è dovuto al telaio che è in carbonio. Nelle salite che sono andato ad affrontare con una e con l'altra, nei pezzi in cui andavo a spingere, nei pezzi in cui rilanciavo la mia bici, col carbonio riuscivo ad avere una bicicletta che mi trasportava di più, che la sentivo tanto più reattiva rispetto alla 500, che faceva più fatica ad andare avanti. Poi comunque, quando andavo a prendere il mio ritmo, la sensazione era praticamente invariata tra un telaio e l'altro. Stessa cosa poi anche nella sensazione di guida, perché con il telaio della 900 riesco più a guidarla come voglio, riesco più a buttarla dove voglio rispetto alla 500, che si fa leggermente più fatica. E quindi sì, la differenza sostanziale sta nel telaio in carbonio. Ovviamente, se volete andare a cercare anche il link delle biciclette, ve le lascio tutte e due qui sotto in descrizione. La Rock Rider XC900 è comunque una bicicletta che sto utilizzando da gennaio di questo anno, e ormai l'ho provata in tutti i tipi di terreno, dalle salite più lunghe alle discese anche più lunghe e più scassate, e mi sto trovando veramente molto bene. Come ve ne avevo anche già parlato a inizio anno, quando sono andato a recensirvela dopo circa 2000 km che ho fatto, posso confermare questa cosa. Ma andiamo a capire anche a chi sono rivolti questi due modelli. La 500 ve la consiglierei se non volete spendere troppo, ma come ho detto anche nel video recensione, volete comunque avere dei componenti qualitativi, quindi forcella, quindi cambio, quindi tutto è complesso, e non andate a cercare la performance vera e pura, che potete trovare di più invece con l'XC900, che ovviamente consiglio a chi cerca la performance e cerca comunque una bici qualità prezzo elevata. Le sensazioni di guida tra i due, se non siete molto esperti e le utilizzate tutte e due, non le riuscite neanche a percepire così facilmente. Quindi per questo la XC500, per il suo prezzo a 1.299 euro, può essere un best buy per una bicicletta in alluminio, come la XC900 può essere un best buy per una bicicletta in carbonio montata con questo allestimento. E se volete rivederle, come ho detto prima, qui sotto trovate il link in descrizione di tutte e due le biciclette. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere sempre aggiornati, e se lo fate siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.